La città di Davide, il semplice pastore unto re di Israele dal profeta Samuele per ordine di Dio, questo fu Betlemme 3000 anni fa e fu a Betlemme, 1000 anni dopo, che nacque il Messia, discendente di Davide. «E tu, Betlemme», disse il profeta Michea, «tu sei una delle più piccole città della regione di Giuda, ma da te uscirà colui che deve guidare il popolo di Israele a nome mio». E così, 2000 anni fa, qui, a Betlemme, prese forma umana il Verbo incarnato nella penombra di una grotta. Quella grotta è ancora qui, sicura di una lunga documentazione storico-archeologica che risale a San Giustino. Su di essa Adriano, nel 135, fece costruire un tempio pagano proprio per cancellare il culto cristiano già affermato. Nel 325 Sant'Elena, madre di Costantino, sopra la grotta vi fece costruire la grande basilica, restaurata da Giustiniano nel 531, che è questa che ancora oggi si visita, risparmiata per miracolo da Cosroe II nel 614, perché sulla facciata vi trovò rappresentati i magi in abiti persiani. Annerita dal fumo delle lampade, la grotta porta i segni del logorio del tempo e delle trasformazioni subite nel corso dei secoli, ma la sua autenticità, come pochi altri luoghi in Terra Santa, è assolutamente sicura. Al centro di una piccola abside, una stella d'argento porta incisa l'iscrizione latina «Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est». È qui che ci si inginocchia a baciare il punto in cui il Dio invisibile si fece uomo visibile in mezzo a noi. Oh, holy night, the stars are brightly shining. Accanto all'altare della Natività, di proprietà dei greci ortodossi, vi è il ricordo del luogo della mangiatoia e l'altare dei magi, dove i cattolici latini possono celebrare l'Eucarestia. I francescani, che dimorano a Betlemme dal 1347, posseggono accanto alla Basilica della Natività il proprio convento e una chiesa dedicata alla Santa Martire Caterina, che serve la comunità cattolica locale di rito latino. È da questa chiesa che si scende alle grotte di San Girolamo. Il santo erudito si stabilì qui nel 386. Vi rimase per 36 anni in vita monastica con la nobile matrona romana Paola e altri seguaci, dedicandosi allo studio della Bibbia e producendo nella sua celebre versione latina, Vulgata, che divenne poi ufficiale nella Chiesa d'Occidente. Ma oltre alla Basilica della Natività, sono altri luoghi santi di Betlemme e dintorni. Nel villaggio di Bezzaur, questo luogo di proprietà francescana, è venerato come il campo dei pastori. Vi si conservano cavità scavate nella roccia calcarea, come se ne trovano tante nelle colline di Betlemme, che molto probabilmente servivano proprio come rifugio-abitazione per i pastori. Un'antica tradizione, avvalorata dagli scavi archeologici, condotti in particolare da padre Virgilio Corbo negli anni 50, riconosce proprio questo luogo come quello probabile in cui avvenne quell'eccezionale incontro tra angeli splendenti di gloria e semplici uomini dediti alle loro pecore. Nel 1953 fu eretto questo santuario, una delle ultime opere dell'architetto italiano Antonio Barluzzi, che ha la caratteristica forma di una tenda di nomadi. Presso il santuario della Grotta del Latte, una cavità naturale di tenero calcare, si ricorda invece il passaggio della Santa Famiglia, che forse visse qui per un po' prima della fuga in Egitto. Come spiega una pia leggenda, il colore bianco di questo calcare sarebbe dovuto ad alcune gocce di latte cadute mentre la Madonna allattava il bambino. Qui si racconta di miracoli legati alla guarigione di sterili e molte donne, anche musulmane, vengono a chiedere il dono della maternità in questo raccolto e suggestivo luogo santo cristiano, che da più di 3 anni è vivificato dalla preghiera incessante delle adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento.
Oggi Betlemme è una città palestinese di 30.000 abitanti, a maggioranza musulmana. Se nel 1948 i cristiani rappresentavano l'80% della popolazione, ora sono ridotti al 12%. Un'emigrazione lenta e continua, dovuta alle difficili condizioni economiche e sociali, schiacciati da un lato dall'avanzare di un Islam sempre meno moderato e dall'altro dalle crescenti restrizioni adottate dal governo israeliano per motivi di sicurezza, i cristiani in questi ultimi anni hanno assistito, quasi impotenti, alla diminuzione del turismo religioso nei territori palestinesi, principale fonte di guadagno per gli albergatori e gli artigiani cristiani di Betlemme. Molti non ce la fanno e lasciano la Terra Santa, ma chi resta non si stanca di chiedere sostegno e conforto, perché la luce della testimonianza cristiana non si spenga definitivamente, proprio nella città dove è nato Gesù.